via. Ok. Oggi vediamo, dopo aver abbondantemente studiato i triangoli, il poligono superiore, cioè il quadrilatero. Cioè i poligoni con quattro lati. Il primo che vediamo è il parallelogramma. Il parallelogramma dice la parola stessa, è una figura dove c'entra il parallelismo. Vediamo una definizione ancora più semplice di questa utilizzando quello che abbiamo appena visto, cioè le isometrie. Okay. Il parallelogramma è un quadrilatero cioè ripeto un poligono con quattro lati che sia dotato, che presenti un centro di simmetria. Oppure, se preferite, potete anche dire un parallelogramma e un quadrilatero che sia figura unita rispetto a una simmetria centrale per un particolare punto del piano. Ok? Perché questo? Beh, adesso lo vediamo tra un istante. Posso andare avanti? Andiamo a ripescare un secondo la simmetria centrale. Supponete che ho sia il centro di simmetria, d'accordo? Abbiamo visto che se prendo un punto A nel piano, il suo simmetrico è tale che il segmento A' ha O come punto medio. Quindi fatemi tratteggiare questo, è lungo come questo, quindi il suo simmetrico mettiamo circa qua, A'. Prendiamo un altro punto, B, e prendiamo il suo simmetrico nello stesso modo. B circa viene qua. B prima. Anche B, B primo ha O come punto medio. Abbiamo già visto che la simmetria centrale è di isometria, quindi il segmento AB è congruente ad A' B', okay? E non solo è congruente, ma è anche parallelo. La stessa cosa ovviamente vale se congiungo anziché A e B anche A e B', per esempio. Ottengo due segmenti tra di loro simmetrici, perché sono uno il simmetrico dell'altro, visto che A è simmetrico di A', ma anche A' è simmetrico di A. Se congiungo i quattro vertici ottengo un parallelogramma. Cambiamo i nomi solamente di A' e di B', che normalmente non vengono indicati con queste lettere, li indichiamo con C e con D. Se prendo il quadrilatero A, B, C, D e ne faccio la simmetria rispetto a O, il suo simmetrico è la figura stessa. Quindi è figura unita rispetto alla simmetria centrale del punto O. Questo non significa
che A è punto unito, che B è punto unito, ma l'intera figura viene simmetrizzata, se mettete l'espressione in se stessa. Ok? Il parallelogramma ha un centro di simmetria. Una parentesi, la simmetria rispetto a O manda A in C, manda B in D, e quindi C in A e quindi D in B. I punti non sono tutti punti uniti, ma il loro insieme è un insieme unito. Faccio la simmetria centrale del parallelogramma rispetto ad O, o sempre il parallelogramma stesso, senza che i punti siano uniti. Attenzione, okay. È più chiaro? Quindi definiamo come parallelogramma quel particolare quadrilatero che ha un centro di simmetria. Non tutti i quadrilateri hanno un centro di simmetria. Il parallelogramma è quello che ci resta. Ok? Per come l'abbiamo definito, cioè ottenuto la simmetria centrale, posso andare avanti? Fatemi rifare la figura per cui non ho più spazio. Proprietà. Abbiamo visto la definizione è questa. Figura unita rispetto a simmetria centrale. Per come è definita la figura parallelogrammo, allora ha una proprietà. La prima, più semplice di tutte, è che se prendo le diagonali, chiamiamo O la loro intersezione, le due diagonali si intersecano nel loro punto medio. AO è congruente a OC e DO è congruente a OB. Le diagonali del parallelogramma si intersecano in un punto che è il punto medio di entrambe. Non tutti i quadrilateri hanno questa proprietà, eh? Si potrebbe disegnare benissimo un quadrilatero di questo tipo. Scusate, non era proprio questo. Queste due diagonali non si intescano nel loro punto medio. È una cosa speciale che hanno i parallelogrammi. Oltre a questo, quindi le due diagonali si intestano nel loro punto medio, abbiamo anche visto che i lati opposti, in quanto uno simmetrico dell'altro rispetto al centro, sono anche paralleli. AB parallelo di BC e AD è parallelo di BC. Seconda proprietà. E quasi insieme con questo abbiamo visto anche che i lati opposti non sono solo paralleli ma anche congruenti in quanto simmetrici, e la simmetria centrale è un'isometria. Quindi AB è congruente a DC e AD è congruente a BC. I lati opposti sono congruenti e paralleli. Conseguenza immediata del fatto che la figura è unita per simmetria centrale. E la simmetria centrale è un'isometria. Ok? Vediamo qualcosa di, come dire, meno noioso.
non legato solamente al, cioè, indirettamente legato alla simmetria centrale. Consideriamo gli, tutto chiaro fin qua, gli angoli interni. Fatemi rifare la figura perché sennò. Prima proprietà, le diagonali si attestano nel punto medio. Seconda proprietà, i lati opposti sono paralleli, i lati opposti sono anche congruenti. Andiamo a vedere gli angoli. Ancora proprietà. A, B, C e D. E chiamiamo l'angolo in A alfa, l'angolo in B beta, l'angolo in C gamma e l'angolo in D delta. Okay. Consideriamo alfa e beta, per esempio, cioè angoli adiacenti allo stesso lato. Questi tra di loro come sono? Questa è la quarta proprietà. Supplementari. Sono supplementari. Perché? Perché sono angoli coniugati interni delle due parallele AB e BC con la trasversale B. Quindi siccome AD è parallela a BC, allora alfa e beta sono supplementari. Ovviamente questo vale per tutte le coppie di angoli adiacenti allo stesso lato, perché siccome AB è parallelo a DC, il fatto che AB sia parallelo a B, scusate, a DC, quindi questi sono paralleli, considero BC come trasversale, allora avrò che beta e gamma sono supplementari, anche questi due sono supplementari di loro, in quanto coniugati interni dei due paralleli al B e di C con la trasversale BC. Quindi tutte le coppie di angoli adiacenti allo stesso lato sono tra di loro supplementari. Quindi gamma è più delta 180 gradi, delta più alfa 180 gradi. Ok? Tutto chiaro? Perché posso, tutti i lati opposti sono tra di loro paralleli. Quindi posso considerare questa coppia di lati paralleli AB e DC con la trasversale B gamma e BC, oppure la coppia di lati paralleli AD e BC con la trasversale AB. Se considero i due lati tra virgolette corti come paralleli, allora questi due angoli sono coniugati interni rispetto alla trasversale AB e quindi tra di loro sono supplementari. Ok? Dipende da quale coppia di angoli prendo come paralleli e da quale lato prendo come trasversale. Morale della favola, tutte le coppie di angoli adiacenti allo stesso lato sono supplementari. Quindi alfa più beta 180, beta più gamma 180, gamma più delta 180, delta più alfa 180. D'accordo? Quinta proprietà, conseguenza di questa, A, B, C, D, alfa, beta, gamma, beta. Se alfa più beta è 180 gradi, beta più gamma è anche 180 gradi, ne consegue che alfa e gamma come sono tra di loro? Quest'angolo più quest'angolo 180, sono congruenti.
se quest'angolo più questo è 180 e quest'angolo più questo è 180, questi due tra di loro saranno della stessa ampiezza, danno lo stesso risultato se sommate lo stesso angolo. Quindi, quinta proprietà, angoli opposti sono congruenti. Cioè angoli non adiacenti allo stesso lato sono della stessa ampiezza. Quindi alfa congruente a gamma e delta congruente a beta. Abbiamo detto tutte le proprietà del parallelogramma. Le riassumo. Prima proprietà, le diagonali si incontrano nello punto medio. Lati opposti sono paralleli. Lati opposti sono congruenti. Angoli adiacenti allo stesso lato sono supplementari. Angoli opposti, cioè non adiacenti allo stesso lato, sono congruenti. Attenzione, se ho un quadrilatero che abbia una sola coppia di lati opposti paralleli, non ho un trapezio, ok? Non è sufficiente che una sola coppia di lati opposti siano paralleli. Entrambe le coppie di lati opposti devono essere paralleli, perché questo lato parallelo a questo ho un trapezio, non ho un parallelogramma. Sì, però, cioè, se no è un trapezio. Se no è un trapezio, cioè questo parallelogramma. Ah, dentro. Chiedo scusa, rettifico. Se un quadrilatero ha una sola coppia di lati opposti paralleli, non è un parallelogramma. Può esserlo, ma in generale non lo è. Deve avere entrambe le coppie di lati opposti paralleli. Oppure, fatemi completare questo, oppure ha una coppia di lati opposti che siano simultaneamente paralleli ma anche congruenti. Allora parallelogramma. Se questo lato è parallelo a questo ed è anche lungo come questo, allora un parallelogramma. Questo è sufficiente per vincolarlo a essere un parallelogramma. Ok? Esercizio. Prendiamo un parallelogramma ABCD. E prendiamo due punti T ed S su due lati opposti. T appartiene ad AB e S appartiene ad IC, in modo tale che, quindi ipotesi ABCD è un parallelogramma, T appartiene ad AB e S sul lato di C, in modo tale che TB sia congruente a DS. Questo segmento è lungo come questo. Questa è l'ipotesi. Tesi, devo dimostrare che anche SBTD è un parallelogramma. Questo
questo. Fatemi disegnare in giallo. S-A-T-C. No, scusate, S-B. Ah, perché le aziende dall'altra parte, vabbè. Scusate, fatemi correggere, perché ho cambiato leggermente la figura rispetto al testo. Questo per fare il disegno. Allora, A-S-C-T. A-S-C-T è un parallelogramma. Quindi devo dimostrare che è anche questa nuova figura. A-S-C-T. Perfetto, è un parallelogramma. A-S-C-T. A-S-C-T è un parallelogramma. La dimostrazione è molto semplice, si fa in due passaggi. E dato anche che SD è congruente al T. Sì, allora facciamo così. Questa è l'ipotesi. Ok. E questa è la tesi. Okay. La dimostrazione. Il quadrilatero ASACT ha due lati opposti, SC e AT, che sono paralleli, perché appartengono a segmenti paralleli. Se per ipotesi ABC è un parallelogramma, allora DC è parallelo ad AB. Siccome S appartiene a DC e T appartiene ad AB, i due segmenti SC ed AT sono paralleli, perché appartengono a segmenti paralleli. Ok? Inoltre, SC è congruente a DC meno DS. Il lato SC è tutto DC meno DS. E il lato AT è tutto AB meno TB. Quindi vediamo un'altra pagina. Il lato, ripeto, AT è uguale ad AB meno TB. Vi scrivo l'altro completo anche come è scritto, SC è uguale a BC, no, BC, pardon, BC meno DS. Ok? Sì. Ma per ipotesi AB è congruente a DC. AB congruente a DC in quanto lati opposti di un parallelogramma. Inoltre, questo perché ABCD è un parallelogramma. Inoltre, TB è congruente a DS. Per ipotesi, questo segmento è lungo come questo per ipotesi. Di conseguenza, i lati AT ed SC AT ed SC sono congruenti perché? Perché è differenza di segmenti congruenti. Questo segmento è lungo come questo e questo segmento è lungo come questo. Quindi ho che AT è sia parallelo ad SC che congruente. Questo basta per dire che A T, C, S o A, S, C, T è un parallelogramma che ha lati opposti congruenti e paralleli. Ok?
Oppure dimostrazione alternativa. Non so se volete se la scrivo o no, confronto i triangoli ADS e BTC. Questi due triangoli hanno una coppia di lati BC e AD congruenti per ipotesi, perché è un parallelogramma. TB e DS congruenti per ipotesi, l'angolo in D e l'angolo in beta congruenti perché sono angoli opposti in parallelogramma, primo criterio, sono congruenti. Quindi il lato AS è lungo come il lato TC. Okay? Ora DC è lungo come AT perché sono differenza di lati congruenti, AS è lungo TC perché questi due triangoli sono congruenti, un quadrilatero che ha due coppie di lati opposti congruenti è un parallelogramma. Prego. DS e TB. DS e TB sono congruenti per ipotesi. Ma senza giustificazione. È un'ipotesi. Se lo sono, allora il quadrilatero che ottieni è un parallelogramma. Se non lo sono, non lo è. Ok? Cambio pagina, andiamo avanti. Aggiungo. Prendiamo stavolta i punti medi dei lati di un parallelogramma. A, B, C, D è un parallelogramma. E prendiamo i punti medi di ogni lato. M, N, P, Q. Quindi per ipotesi ancora, AM congruente a MB, poi BN è congruente a NC, CP è congruente a PD, e ancora B, Q è congruente ad A, Q. Abbiamo i punti medi di ciascun lato e li congiungiamo. La tesi è che anche MN e PQ è un parallelogramma. MNPQ è un parallelogramma, cioè la figura che ottengo congiungendo i punti medi dei lati di un programma è esso stesso un parallelogramma. Per quale ragione? Beh, confrontiamo per esempio i triangoli MBN e DQP. Questi hanno il lato MB congruente al lato DP. Perché? Perché sono metà di lati congruenti. Se ABCD è un parallelogramma, AB è lungo come BC. Quindi la sua metà è lunga come la metà dell'altro. Ok? Lo stesso vale per l'altro lato.
anche BQ è lungo come BN. L'angolo in D, l'angolo delta, è congruente all'angolo beta perché angoli opposti di un parallelogramma. Primo criterio di congruenza, i due triangoli sono congruenti. Quindi QB è lungo come MN. Questo l'angolo dato è lungo come questo. Ok? Per la stessa ragione il lato PN è lungo con il lato QN, basta confrontare i triangoli PCN e QAM. Stesso ragionamento, i due triangoli sono congruenti. Un quadrilatero che abbia le due coppie di lati opposti congruenti è un parallelogramma. Per ipotesi ABCD è un parallelogramma, cioè ha lati opposti congruenti paralleli e ha tutte le proprietà del parallelogramma. Inoltre prendo i punti medi di ogni lato, M punto medio da B, quindi questo segmento è lungo come questo, N punto medio di BC, questo segmento è lungo come questo, P punto medio di BC, questo segmento è lungo come questo e Q punto medio di DA. DQ è lungo come AQ. Se congiungo opportunamente, ovviamente non posso congiungere Q con N, ma se congiungo opportunamente Q, M, N, P, il quadrilatero che ottengo è anch'esso un parallelogramma. Perché? Beh, MN è lungo come QP perché confrontando i due triangoli MBN e DQP, questi due triangolini piccoli, i due triangoli sono congruenti. Fatemelo scrivere così forse per più semplice. Allora, confronto i due triangoli DQP e NBN. Questi hanno BN congruente a QD. Perché sono metà di lati congruenti. In quanto BC è congruente ad AD, quindi anche le loro metà sono. Per la stessa ragione NB è congruente a BP, MD è congruente a MB è congruente a DP. Inoltre l'angolo in B, l'angolo beta, è congruente all'angolo delta. Andiamo a delta. Angoli opposti in A, D, C, D che è un parallelogramma. Per il primo criterio i due triangoli D, Q, B e M, B, N sono congruenti, quindi il lato MN è congruente a QP.
Se poi confronto anche l'altra coppia di triangoli, PCN e AQM, ottengo lo stesso risultato. Analogamente, AMQ è congruente a CPN e quindi il lato MQ è congruente al lato PN. Quindi il quadrilatero MNPQ è un parallelogramma perché ha lati opposti, MN parallelo a PQ, MN congruente a PQ, no scusate, lati opposti congruenti, non paralleli, però non l'avevo visto, ha lati opposti, MN congruente a PQ e PN congruente, questo basta per dire che un quadrilatero è un parallelogramma, se ha due coppie di lati opposti tra di loro congruenti. Altre domande? Io non